bene. Quindi questa è la cucina dove ho visto Daniele. Sono stato sul set di Cinecittà. Hai appicciato già? Ok, questo è un omaggio a un documentario storico di Martin Scorsese. Noi praticamente andiamo già. Anzi, però ho sbagliato, non glielo dovevo dire. No, perché sennò adesso vedi, già diventa tutto. Vabbè, allora no, non spegni la camera. Noi praticamente accendiamo appena l'ospite arriva, perché è un omaggio a un bellissimo documentario di Scorsese, di lui che fece parlare a lungo una persona che lo andò a trovare a casa sua e attaccò la camera praticamente nel momento stesso in cui quella persona varcò la soglia dell'appartamento dove lo aspettava. Yes. E quindi è così. Vuoi un caffè? Molto volentieri, grazie. Benissimo. Ecco qua. Hai capito? Bene, 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 sei nervoso? Molto. Ma no, ormai no. Sei espertissimo. Domani devo partire. Devo partire domani, fa Milano e poi Berlino, capito, tutti insieme. Tipo il Grand Tour. Grande, grande. Ma ormai tu sei un giovane vecchio. Ormai non sono più giovane, non mi dico più giovane regista, perché ora ho 40 anni. Beh, stai in Italia. Però no, dico il regista quarantenne adesso, quindi è finito il giovane, capito? Però insomma, veramente oggi ripensavo alla tua carriera, veramente in 10 anni sono successe un sacco di roba. 10 anni lo consideriamo proprio l'arrivo col primo lungometraggio che, come sai, mi piacque tanto, ci sono molto affezionato. Ho recuperato la recensione che l'hai recuperato sul Messaggero? Ho recuperato, no, ma l'ho recuperato dall'archivio. L'ho recuperato dall'archivio del computer. E c'è io su tutto là. No, ai tempi non c'era online, vero? Io ce l'ho ritagliata proprio con ritaglio, con le forbici ce l'ho. No, non c'era online all'epoca. No, non c'era, non c'era. Però ormai dai, hai fatto 340.000 cose, stai in una fase bellissima. Dobbiamo presentare Giovannesi. Giovannesi è un mito. Basta, adesso appena ho preso da mangiare. Vuoi qualcosa? No, grazie, bevo solo caffè. Sicuro? Sì, vuoi un succo di frutta? No, questo è l'ultimo momento, perché poi una volta che partiamo ci fermiamo. Benissimo. Sicuro? Pera, sicuro, niente. No, acqua? Grazie. Acqua la prendiamo? Acqua, sì. Acqua, sì. Vado a prendere il cronometro e cominciamo. Ma mi siedo, Francesco? Questa è una recensione che feci di Ali, che ho trovato incredibile, non me la ricordavo proprio. Dove un po' ti accuso. Ah, cioè, sì, questa è la recensione, vedi, adesso ti emozionerai. Questo è il documento Word della Casa delle Nuvole. Così entri nella vita di un critico di merda, capisci un po' il nostro mestiere. Però è bello che c'è tutto archiviato, pensa quanti ce n'hai, non lo sai. Tutto. No, quanti di numero, non lo sai quante recensioni. Perché questo è Messaggero poi, cioè il resto è Più tutte le altre tutto cose. Il resto. A 1000 sei arrivato? Sì, penso di sì. È bello. È bello, è strano perché a volte poi, a parte che ti vergogni perché ti leggi delle cose che... scopri anche un... è come voi quando vedete delle cose che dite mamma mia, mai ho fatto, sì sì, a voglia, certo, avrei fatto uno stacco diverso, forse avrei detto all'attore di non fare quella cosa, quindi a me succede la stessa, mamma mia questo periodo quanto è brutto, mamma mia poi quanto sono violento, poi vabbè, poi sulla violenza del critico là c'è tutto sto discorso che non riguarda lo stile, riguarda l'attitudine, che per me è molto importante, è una cosa tecnica. Però è una violenza legittima, secondo me. Beh, legale, una violenza legale. Però ti vergogni molto, te lo dico dal mio punto di vista, perché noi non ci conosciamo come categoria. Secondo me un problema gravissimo è quello che, soprattutto quando poi un regista parla di un critico e un critico parla di un regista, ti accorgi che c'è una profonda ignoranza, visto che è un mestiere ed è anche un modo di essere, sono mestieri strani. Uno è legato all'arte, l'altro è legato a, in teoria, la critica dell'arte, l'analisi dell'arte. Non conoscersi, non sapere niente dal punto di vista socio-economico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista proprio stilistico, non conoscersi minimamente è grave perché poi porta, secondo me, a dei forti equivoci, è una distanza che non fa bene né a una categoria né all'altra. Però guardi solo il film, guardi solo l'opera. Però l'opera non è solo l'opera, è più invecchio, più leggo, più studio, più alla fine poi faccio sto mestiere, più ti accorgi che in realtà quello è un punto di vista spettatoriale che il critico non deve perdere, certo. Ma allo stesso tempo il critico, come direbbe Umberto Eco, è uno spettatore colto e quindi non può, è anche demagogico, è molto scorretto dal punto di vista intellettuale definirsi uno spettatore. Cioè devi assumerti la responsabilità di sapere che dietro quel film c'è la vita di Claudio,
in teoria c'è la sua poetica, c'è la sua filmografia, poi più invecchi più ami il cinema, se sei uno normale, se sei un vero critico cinematografico, non uno che l'ha fatto per delle ragioni strane. Se più invecchi più ami il cinema, più ti vergogni di aver odiato il cinema in alcuni momenti quando eri giovane, perché hai un rispetto per voi, hai un amore, cioè questo amore, questo è un discorso che ho fatto a De Sica, cioè lo faccio a tutti, perché superati i 40 anni, dove ti trovi anche te con la crisi di mezza età, arrivi, se hai avuto questa fortuna sfortuna di fare questo mestiere da quando ce ne hai 26, in un modo o nell'altro, arrivi a un punto in cui ti rendi conto che devi avere un grande rispetto che diventa amore nei confronti di chi ti ha dato un senso alla tua vita, perché poi è una professione che è anche un po' un'ossessione, certo. Con tutto il rispetto per le altre professioni, è una professione che è un'ossessione. Però se incontri un film che odi, proprio che odi profondamente da critico, io lì. ci sono ancora oggi poi quando ne vai a parlare devi avere un'attitudine, forse devi avere, io penso, almeno per me è così, cioè devi avere un'attitudine di, io Glass l'ho detestato, però amo Shyamalan e l'ho detestato, io detesto Paolo Sorrentino, quasi tutto ciò che fa, però sono felice che lui faccia quello che fa, ho rispetto per chi non la pensa come me e ama quella roba là. Detesto Christopher Nolan. Ho rispetto. Tutto Christopher Nolan? Quasi tutto, certo. E questo lo sapevo. Beh, non era un'informazione particolarmente no, interessante. Cioè, odio Christopher Nolan è raro. Beh, oggi soprattutto. Non sono l'unico. Io quando faccio le selezioni al centro sperimentale, mi è capitato, trovo questi ragazzini che parlano solo di Christopher Nolan. Ha fottuto un'intera città. Perché non ci posso andare? Se no starei sempre a litigare. No, ma i ragazzi, quelli che vogliono entrare, proprio uno su tre parla di Christopher Nolan e due su tre parlano di Xavier Dolan. Certo. Quelli sono i riferimenti dei diciannovenni, diciottenni oggi, no? Che vogliono. Prima era Tarantino, già vecchio, cioè i diciottenni, diciannovenni che vogliono fare i registi. No, Amaro, grazie. Tarantino e poi. Ma non è una puntata, stiamo chiacchierando? No, già. Sei un grande. Già siamo online con delle cose che interesseranno moltissimo a tutti, cioè discorsi sulla critica. Beh, Nolan ha fottuto un'intera generazione. Grazie, io me ne rendo conto perfettamente. Spero che ti piaccia, l'ho fatto un po', forse è buonissimo. Buonissimo. Okay. Con la moca. Dobbiamo fare il Toto Caffè per vedere un po' le percentuali. Perché? Di chi è piaciuto. A chi è che non è piaciuto? Ma l'ho anche cambiato, però anche grazie a De Angelis, che mi ha un po' riportato all'ordine della lentezza e del gas e del gas. E con l'impacciatore ho fatto una figuraccia, perché l'ho fatto col gas violento e è venuto bruciato, e Sabrina probabilmente, che è molto sensibile a questa roba, ha proprio detto io questo non lo bevo, è tutto in camera. Sai, De Angelis, a proposito del centro sperimentale, era mio compagno di classe. Oh, dai, raccontiamo un po' di cose sconce. Dai, questo è bellissimo. Mi piace, facciamo un po' il Porky's del CSC. Che tipo era? Doveva essere uguale adesso, identico. Allora aspetta, mo la facciamo per te, perché poi cambia anche l'immagine. Allora, adesso è tutto un backstage, pronti? 0, 2, 3, 2, 1, via! Oh, il cronometro è sempre importantissimo. E Claudio Giovannesi, abbiamo già cominciato da tipo mezz'ora, Paolo Carabetta dietro la Sony, grazie a Marinella Di Rosa che è andata via con mio marito e il gatto, le vedo, sta tutti là. Grazie a Marinella, grazie a Claudio che è qui, grazie a Emanuela Semeraro, grazie a tutti quelli che hanno fatto in modo che accadesse questo incontro, che secondo me sarà divertente, perché io ho una grande stima e anche una grande simpatia, ci siamo incontrati solo una volta, però mi sono trovato molto bene con Claudio, e ridendo e scherzando, questo qui è un cineasta che è arrivato a 40 anni, ha compiuto 40 anni, è arrivato, sta nel gioco con la G maiuscola da ormai 10 anni, ecco appunto con la solita trucida schematismo del critico in mezza pagina alla vita di Claudio Giovannesi, che è una cosa che vi farà sicuramente piacere, e però molto interessante come cineasta italiano,
prima stavamo parlando già di critica, cose così, adesso CSC, Christopher Nolan ha fottuto una generazione, li ha fottuti completamente secondo me, se ne accorgeranno quelli bravi secondo me tra 10-15 anni, perché Nolan è veramente un ipnotizzatore, cioè è molto affascinante quello che lui ha fatto, perché riguarda proprio secondo me la percezione dell'immagine e la percezione dell'audiovisivo, ha fottuto una generazione, cioè lui ha veramente convinto che nei suoi film ci fossero delle cose che non ci sono, secondo me, e vabbè, questo è il mio punto di vista. A te piace invece? A me sì, non ce la faccio dire, sì, mi piace. C'ha una padronanza tecnica della macchina cinema che è una cosa a volte inarrivabile. Poi io faccio fatica, ma quello da spettatore, col suo montaggio, perché è molto presente il montaggio dei film, no? E quella è una cosa che mi affatica da spettatore, perché invece io il montaggio lo soffro quando vedo un film. Interessante. E io sto male con i film di Nolan, cioè io sto male, cioè comincio proprio ad avere un disagio fisico. È un qualcosa che il mio corpo rigetta e anche la mia mente, perché prima... Ma anche Batman, per esempio. Detesto, cioè mi trovo delle cose proprio... cioè, ma... esatto, cioè Carabetta, cioè proprio da fare... cioè è l'anticinema per me, cioè tutto ciò che non va fatto. Non salviamo neanche Dunkirk. Dunkirk è una cosa di una mediocrità imbarazzante, ma imbarazzante anche per i nolaniani, secondo me, Dunkirk. Anche perché lì entriamo nell'equivoco, io gli voglio un bene all'anima, entriamo nell'equivoco di chi sono a livello editoriale, chi sono all'interno della gerarchia, dove voglio andare, chi certo. Voglio essere. Lui, secondo me, e lo dico con affetto, e qua torniamo al discorso del critico, cioè veramente odi. Continui ad odiare, ok, mantieni il tuo odio, rispetti il tuo odio, però poi c'è un amore per la vostra vita, per quello che fate, per le vostre avventure, un rispetto, insomma. Proprio. Quindi io voglio bene, perché lui, sento che lui sta in una crisi devastante, cioè voglio essere Spielberg e voglio essere Kubrick contemporaneamente, che è una forma di arroganza, secondo me, e anche di ignoranza, perché sono due mondi, secondo me, due cinema, che non si possono no. Troppo unire. E il povero Christopher è affondato a metà del viaggio, e Dunkirk è certo. Interstellar è la prova, e Dunkirk è la prova. Ho capito che cioè, tu mi fai un Oscar movie perché vuoi andare a vincere l'Oscar, perché sei uno ambiziosissimo, e mi canni completamente tutti gli Oscar moments. Cioè sei tu che costruisci il film per andare a vincere l'Oscar, per poi comunque far dire ai tuoi... orribili amanti quanto è sofisticato, lui non vuole andare a vincere l'Oscar, invece vuole andare a vincere, perché li ha fottuti per l'ennesima volta, gli ha fatto il giochettino a questi qua, e quelli sono convinti che hanno visto Kubrick, che lui ha vinto l'Oscar. Chi? Nolan. Ma gli piacerebbe? No, perché non, ma no, ma Academy resistete anche in questo motivo. Perché fa questi film che, capito, dovrebbero essere sofisticati, ma poi anche Oscar, perché lui è tutto, il che è molto arrogante, perché Kubrick e Spielberg si rispettavano molto. Erano pure amici, e Kubrick pensava che quello facesse delle stronzate, e Spielberg pensava che quello facesse delle cose molto adulte. E avevano ragione entrambi. Cioè, quello era il re del childish, per usare il termine che usava Kubrick per definire Spielberg, e Spielberg si sentiva ovviamente... aveva una sorta di bellissimo complesso di inferiorità, perché era un genio che riconosceva in un altro genio un altro modo di essere, un altro mondo di essere. Questo qua, questo nazistoide, basta vederlo solo fisicamente che capisci tutto di Christopher Nolan, questo signore sempre che sembra uscito dal Terzo Reich, e ripeto, io sono molto lombrosiano anche nella critica cinematografica, perché i registi, guardate Giovanni, si è figo, io penso che voi amaniate il vostro cinema. E Nolan, appunto, avete visto com'è? Christopher Nolan in Animal House di John Landis sarebbe stato nel gruppo Delta o nel gruppo Omega? Nel gruppo Omega, secondo me, sarebbe stato. E perché è il film che mi ha insegnato proprio tutto dal punto di vista politico, perché è il mio regista preferito. E quindi tu canni tutti i momenti Oscar, però hai fatto un film con gli Oscar Moments. L'Oscar Moment che canna in Interstellar è l'incontro tra il padre e la figlia, che è la confrontation, quello è l'Oscar Moment. Certo che è l'Oscar Moment. Perché non lo so se è l'Oscar Moment. Ma tu tra 5 anni, quando farai l'Oscar? Però quella è la confrontation, ok? Esatto. Cioè tu per tre quarti di film
mi crei la distanza, certo, la separation, se vogliamo, esatto, dire questa cosa, e poi nel momento in cui arriviamo a, a Matthew McConaughey, certo, che ribecca sua figlia con il paradosso pure che sua figlia è sua madre, esatto, e quindi ci divertiamo perché ci metti l'Edipo, mi sbagli completamente la scena, ma proprio me la sbagli clamorosamente, con tutte quelle comparse, quelle facce allucinanti, quel parentame che sta attorno al letto di Ellen Burstyn, con McConaughey che arriva e Ellen Burstyn che non se lo caga, non c'è il raccordo di sguardo. Io mi ricordo che quando lo vedevo il film facevo, io non ci posso credere che questo è così coglione, cioè io non ci posso credere che questo è così coglione, cioè che ha fatto proprio, e l'Oscar Moments che lui, quindi capisci il discorso mio, è lui mette quella cosa, non la sa fare, e ci vuole convincere che la sa fare, si vuole convincere che la sa fare, quello è umano, io voglio bene poverino, ci mancherebbe altro, ma non la sa fare, non la fa, e crea questi ibridi agghiaccianti, perché è ovvio che ha fatto Following, ha fatto Memento, e come Paolo Sorrentino c'è qualcosa lì, ma io quello che contesto loro è quello che poi arrivano a fare, no? Il risultato finale. In Dunkirk, gli Oscar Moments che sbaglia, clamorosi, Madonna Cristo, sono la rappresentazione, la fenomenologia, Claudio mio, dell'operazione Dinamo. Cioè quando Kenneth Branagh si rende conto sul pontile che stanno arrivando le barchette dei borghesi dall'Inghilterra, che è l'Oscar, cioè... Climax pure lì, cioè... Non riusciamo più, dobbiamo andare, è una nazione intera, sono quei borghesi che abbiamo visto, sono quelli che partono con le loro barchette da Ostia ad andare a prendere i ragazzi, i nostri ragazzi vengono riportati indietro dai borghesi, questo è il senso dell'operazione Dinamo, e questo è quello che Churchill disperatamente prova a organizzare in Inghilterra, perché questi non ce l'hanno la possibilità di andare lì perché i tedeschi li hanno completamente bloccati e bombardano le navi che arrivano, e allora arrivano i borghesi sperando in Ginevra e sperando nel fatto che le barchette dei borghesi mettano in crisi i nazisti e non vengano affondate. Nel momento in cui Kenneth Branagh si rende conto di quello, ti ricordi l'inquadratura? Cioè, queste barchette che stanno lì, e Branagh, peraltro com'è pettinato Branagh in Dunkirk, è uguale a Christopher Nolan, sembra anche lui uscito dal Terzo Reich, come Leonardo DiCaprio in Inception, che è uguale a Christopher Nolan, sembra anche uscito lui dal Terzo Reich. Sta lì, pessima recitazione, cioè ti piacciono i film di Nolan? Mai visto come recitano gli attori di film di Nolan? Cristo santo, Claudio. Tu sei bravo, cioè, mo parliamo di come hai fatto recitare questi, che sembra un pacino questo qua. Vabbè, basta, ne usciamo. E quindi no. E infatti Dunkirk pure è andato, che lui puntava a quello, capisci? Un regista, secondo te, io poi ti vedo che ridi, No, mi piace sentirti parlare di Nolan, perché poi te lo ricordi perfettamente, ti ricordi le inquadrature. Quante altre hai visto i film? Purtroppo Dunkirk l'ho visto, cioè ovviamente sono andato a rivederlo e da tre volte. Io non me lo ricordavo. Truffaut diceva che un'analisi di un film non puoi farla se non arrivi almeno a tre visioni. Lo diceva nella conversazione con Hitchcock. È vero. Perché diceva che nella prima, a proposito di seduzione, di quello che fate voi, nella prima sei completamente scopato, cioè stai così, se spera che sei venuto, o non sei venuto, però insomma hai fatto l'amore, e quindi è tutto sensoriale. La seconda volta, diceva Truffaut parlando con Hitchcock, magari ci rende conto di qualcosa oltre la trama, perché la terza volta magari stai attento a quel quadro nel fotogramma, perché sai quei due che stanno a parlare e ti metti. È verissimo. Io a loro gli ho fatto vedere il film ieri e gliel'ho fatto vedere due volte, perché gli ho detto: la prima volta tanto il film non lo vedete, vedete voi stessi nel film, vi riconoscete, vi ritrovate. La seconda volta forse vedete il film. Bellissimo aggancio di Giovannesi per finalmente arrivare a parlare della uscita da queste orride digressioni. Io sono felicissimo di avere qua Claudio, perché lo diciamo molto apertamente, noi andremo online ovviamente nel momento in cui potremo andare online. Siamo qui con Claudio prima che Claudio vada a Berlino in concorso, in uno dei festival più importanti del mondo di cinema, è emozionatissimo, con il suo ultimo film La paranza dei bambini, di cui fra poco parleremo nello specifico anche, quindi visto che queste cose vorrebbero servire anche a invogliarvi a correre al cinema a vedere il film, io cercherò in tutti i modi di anche, perché sono un piccolo critico di merda,
e la critica cinematografica è spoiler, ve lo ricordo sempre, quindi vi avvertiamo quando poi cercheremo anche di non svelare proprio tutto, però entrare un po' più nei dettagli, perché sennò di che parliamo, io e Giovanni non possiamo stare a parlare solo di Nolan, John Landis e quant'altro, e Claudio sta per andare a Berlino e Ale stiamo... Però prima dobbiamo dire un po' chi è Claudio. Allora, Claudio è un regista molto affascinante che sta nel gioco ormai, nel sistema ormai da 10 anni. Ha fatto il centro sperimentale, l'ha detto, con Edoardo De Angelis. E adesso poi è buffo, no? Perché è passato dall'altra parte, adesso fa un po', sta nel corpo docenti, fa le selezioni. Grazie a Carabetta che chiudi la vetrata. E ha fatto un esordio con un film che mi piacque da morire, che recensii da giovane critico di merda, piccolo, violento e cattivello. In realtà ci fu amore lì, soprattutto amore nei confronti di uno della mia generazione. Io sono un po' più vecchio di Claudio, ho 4 anni più di lui, però detesto la generazione della meglio gioventù, li detesto, soprattutto nel mio ambiente, e questi sono i miei odi anche oltre extra cinematografici. Vidi, penso che sia una generazione, i nati tra il 50 e il 55, penso che sia una generazione che ha distrutto la mia generazione soprattutto, ci ha molto prevaricato, ci ha molto ingannato, ci ha molto truffato, peggio di Christopher Nolan, ma questo è il mio punto di vista. Vedo un film di un bravissimo regista che racconta di uno di questi orridi della meglio gioventù che ha mollato tutto, se n'è andato... e ha lasciato questi due figli che sono anche due fratelli fantastici, uno è un cane, uno sta coi cani, l'altro sta con la musica, con gli strumenti, insomma La casa sulle nuvole, bellissimo, 2009, La mongolfiera, La vita è questione di ritmo, mi piace molto, tu che dici che so se sei... Ah, lo sai che mi piace moltissimo quello che fa Bonucci? Mi piace da morire, mi piacque da morire, ma è pazzesco perché quello non l'ho rivisto recentemente. Manco io. Ma ti rendi conto come sto messo io? Che c'è la memoria di ferro, però, veramente. Ma non è una cosa bella. Non so se è una cosa bella, perché sì, io ho l'immagine di Bonucci, mi piace moltissimo il momento in cui Bosi incontra Bonucci, papà, il suo papà, che è fantastico, perché c'è tutto il fascino, peraltro è un attore che molto poco. Pochissimo. Che è una cosa dei bravi registi, perché loro, che è una tecnica ragazzi, imparatela, perché loro vanno a prendere questi che sono grandi, poi no, non sono troppo usati da altri, con tutto così esce più il personaggio. Morale della favola, infatti non è un caso che sto piccolo critichetto, che già all'epoca era più giovane, perché stiamo a parlare di 10 anni fa, ma già avevo visto una marea di film, mi colpisce molto l'incontro di questo giovane attore italiano con questo strano dropout, questo strano avventuriero che infatti è un estraneo per me, e poi non l'ho più rivisto. E quando si incontrano mi piace una cosa che fa con le dita, perché c'è il mondo della musica lì, loro hanno in comune, e si incontrano in un locale, mi ricordo i bicchieri, e mi ricordo sta cosa che la vita è questione di ritmo, perché è come se il padre forse ancora non l'ha riconosciuto il figlio, forse già l'ha riconosciuto. È bellissimo come gioca lui sul mistero. Sì, è bellissimo, detto, stupendo quell'incontro. Comunque basta, l'abbiamo detto, recuperate La casa sulle nuvole, poi li vediamo in mongolfiera, questi qua della meglio gioventù che hanno guadagnato più di noi, hanno avuto un senso sociale più di noi, hanno vissuto in un'Italia più bella di noi, hanno scopato più di noi, hanno soprattutto guadagnato più di noi, e poi dopo ci hanno anche rimproverato, cioè è per questo che io li odio, cioè la voglio uccidere questa generazione. Ci hanno tradito, ci dicevano cose bellissime, poi avevano fatto un cazzo per il paese, vabbè, insomma. Allora, poi Giovannesi che fa? Seconda generazione. Cioè Giovannesi entra in un interessantissimo momento del cinema italiano, di fine anni, primo decennio 2000, su, finalmente arrivano questi attori nuovi, figli dell'immigrazione, che forse è un tema, non so se è un tema di cui si è parlato minimamente, mi pare. E Claudio fa, perché è qua arriviamo al documentario, Claudio fa un documentario stupendo che è Fratelli d'Italia nel 2009, e poi fa, in quel momento c'è Good Morning Aman di Claudio Noce, c'è la scuola è finita di Valerio Ialungo 2010, c'è Et in terra pax di Botrugno e Coluccini 2010, c'è Nella nostra vita di Luchetti 2010, c'è e Saimir era stato la pipista nel 2004 di Munzi.
Cioè, questi attori, no, arrivano questi attori che hanno la pelle nera, sono albanesi, vengono dal Senegal, stupendi, belli, e parlano romanaccio. Noi, io mi ricordo quando ero ragazzino che, oh, c'era, te lo ricordi il Neretto dei Flaminio Mafia? Cioè, è stato lui uno dei primi, i Manetti Bros frequentavano molto quell'ambiente di Piazza del Flaminio, e c'era, perché erano i figli, e qua arrivava Baby, la serie, erano i figli degli ambasciatori, erano i figli della diplomazia, e quindi c'era questo stupendo signore di pelle scura che stava nei Flaminio Mafia, e per noi all'interno del pop erano questi primi corpi diversi rispetto a noi italiani, che ci abbiamo, grazie a tutte le invasioni bellissime che abbiamo subito nei secoli, abbiamo colori arabi, profumi, e meno male. Non so, forse qualcuno se l'ha dimenticato, no? Che questo mi sembra una mira al massimo, la grande sceneggiatura di Tarantino. Lei è un italiano? Sì, allora, in quanto è un italiano, lei è un negro. Bellissimo. Perché lei è siciliano, no? Quindi sua madre è stata scopata dai negri? Cioè, scena scritta da Tarantino, non come l'ho detta io, che è orribile, ma è il monologo stupendo che Dennis Hopper fa a Christopher Walken, certo, per invitarlo a ucciderlo e per salvare suo figlio. Vabbè, bellissimo, bellissimo. E poi ci stanno parole siciliane che sono anche parole arabe. Esatto. Meschino e mskin in arabo. Esatto. E quindi è meraviglioso. Esatto, esatto. È tutto molto contemporaneo. Esatto, esatto. E Claudio fa, sta dentro questo interessantissimo momento del cinema italiano di 10 anni fa. Ecco perché il dibattito di oggi mi sembra ridicolo, perché amiamo il cinema, perché voi avete già cominciato a lavorare su questo con attori, con storie, con sceneggiature, con protagonismi, finalmente protagonisti anche, no? E infatti arriviamo ad Alì agli occhi azzurri, che è una sorta di versione fiction che Claudio fa, va in concorso pure lì. Oh, vi ricordate la festa del cinema di Roma quando c'era il concorso? C'era Müller, era l'anno di Müller, era. E 2012... Profezia di Pierpaolo Pasolini, stupendo. Lì il piccolo critico critica, cioè noi appunto, questa idea di Pasolini stupenda, Spike Lee, di immaginare questa esplosione di violenza portata avanti a Roma da chi? Da questi Alì che hanno gli occhi azzurri. Quindi Pasolini, come tutti i geni, vede ovviamente oltre al di là dell'oltre e immagina questa, anche questa rivoluzione, no? Che potremmo avere, chi lo sa, anche nel nostro paese, legata a queste persone che magari si rompono i coglioni di essere trattate in un certo modo. Lui fa questo film, Lenti Azzurre, Ostia, sai, io sono cresciuto a Ostia, quindi sono molto legato a qualsiasi cosa che sia Ostia, Istituto Tecnico Alberghiero, Mettere a ferro e fuoco Roma, La profezia di Pierpaolo Pasolini, da cui arriva questo bellissimo titolo del film di Claudio. E voilà, la critica che ti faccio io lì è che secondo me tu arredi troppo negli ultimi 3 minuti, cioè alzi la pressione, 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 e poi non arriviamo all'odio di Kassovitz, cioè dobbiamo arrivare poi all'esplosione. E lì è come se tu, ma non voglio che tu, vedi quanto sono stronzo, non voglio che dici niente, oddio, perché non è nemmeno giusto che tu dica niente. Questa è la sensazione che ebbi, ma lo devo rivedere. Wolf, bellissimo documentario. Quando fa così, Carabetta vuol dire che poi dobbiamo interrompere e poi ricominciare. Wolf, bellissimo documentario, tutto un altro mondo, ma sempre questa ossessione, e qua arriviamo al critico del merda, la poetica di Giovannesi. La poetica esiste? Sì, rapporti generazionali. C'è anche molto nella Pranza dei Bambini, fra poco ne parliamo. Cioè, Claudio mi sembra che è ossessionato da genitori e figli, generazioni, eredità, passaggi, perché Wolf è uno stupendo documentario di Giovannesi, una bomba, che ha a che fare con tutta un'altra storia, l'olocausto, gli ebrei, tutto, però c'è sempre anche lì questa cosa che Claudio, che vedete la casa sulle nuvole, i genitori, i figli, Giovannesi abile, Giovannesi, guardate che strano animale, si muove, documentario, finzione, chi è? Ha fatto un film, La meglio gioventù, Noi, un dramma familiare, anche classico come La casa sulle nuvole, con Arrivo in Africa, Viaggio, poi però poi si concentra su Ostia, va lì, vede questi, si attacca, fa un documentario, un film, poi un altro documentario parla, poi arriva Fiore,
che è un film molto spigoloso, che mi fece male quando lo vidi, che ha anche delle sgradevolezze che io forse anche non amo particolarmente, ma che è un film di spigoli di prigione, di celle, di figli e padri ancora, e di... e che devo dire, lo sai che mi è montato un fiore? Sì. Sì. È un film che ci ho messo un po' ad amare, e adesso che ci... oggi, che poi quando mi trovavo con questi incontri, già sono matto, ho tutti questi vostri film in testa, ho tutti qua, Giovanni, tutti qua, ti rendi conto che cazzo di vita è? Ti rendi conto che cazzo di vita è? Poi dici, vabbè. Comunque, e invece Fiore è un film perché c'è un bellissimo lavoro, per esempio, sempre su questi attori, no? Claudio ci porta davanti persone che non abbiamo mai visto, e con questo è un trucco di un bravo regista, perché che è onesto dal punto di vista intellettuale, sa che se vuole trasmetterci un'idea di vita, ecco perché fa anche i documentari, il più possibile non cinematografica, deve usare, come facevano alcuni bravi, già che si chiamavano Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, deve usare persone che non abbiamo visto dietro in serie televisive. E quindi arrivano questi due ragazzini che sono una bomba, è una strada d'amore dentro una prigione. Claudio è strano, perché Claudio, lo vedete, è simpaticissimo, è bello, è solare, però poi ogni tanto fa sti film dove ci deve essere molto anche il dolore e lo spigolo e la sofferenza. È un po' così sta roba, ti sto psicanalizzando. Vabbè, ma è molto interessante quello che dici, no? Sì. No, c'è una mia amica che mi prende in giro e dice il cinema del dolore, fa finta di essere una critica sudamericana, mi fa la recensione in spagnolo e dice il cinema del dolore. Però è vero, ci stanno aspetti dolorosi, ma ci stanno pure aspetti spensierati. Cerco sempre di mettere tutti e due i colori, perché poi sono... Ma tu pensi di aver avuto una vita troppo gioiosa? Ma io ho veramente una vita molto... ma ti senti... della noia. E ti senti... no, gioiosa. Gioiosa, sì, c'è una vita gioiosa. E ti senti in colpa lavorare. Per questo? E quando no. Vai a lavorare? No. Una psicoterapia stai facendo. No, non ci pensi mai. Vabbè, no, però guarda, lo sai che faccio? Guarda, questo seriamente, quando faccio un film l'ultima cosa a cui penso è me stesso. Cioè, veramente, quello è proprio un modo di lavorare che ho. Quando ho i personaggi sto vicino a loro e mi dimentico, cerco di dimenticare il più possibile me stesso. Questa è una cosa che faccio. Quindi, quando vado vicino ai personaggi, guardo il più possibile la loro vita senza giudizio, dal loro punto di vista. Ne esce fuori a volte dei momenti di grande euforia, anche di grande irrazionalità, e dei momenti anche un po' più dolorosi. Raccontando il carcere sarebbe stato anche disonesto non raccontare l'aspetto quello più cupo, però quell'aspetto cupo è altrettanto forte, ce l'apposti poi al momento spensierato, no? Quando racconti la festa e il capodanno dentro un carcere, lì era quella è una scena che per esempio mi aveva molto emozionato mentre la facevo. È vero. Ok. Fiore è un film che ha un bellissimo successo, perché poi appunto che cosa vuol dire il successo per queste meravigliose creature alle quali siamo attaccati tutti e ci piacciono tanto vedere le cose che fanno? Successo può voler dire tantissime cose, non solo il box office. Chi lavora all'interno di un cinema non smaccatamente commerciale come quello di Claudio, il successo può essere appunto un festival, una menzione. C'è tutto un circuito, lo diciamo perché queste cose vengono molto viste da, meno male, anzi è una cosa che da aspiranti cineasti, e quindi dobbiamo essere tecnici, ti prego di essere, perché sono cose che Bethesda ci permette, Bethesda è una piattaforma, l'unica piattaforma editoriale che ci permette veramente di essere molto... per chi vuol fare questa roba come te, quindi ti prego di dire tutto quello che ti va di dire, ti senti di dire, perché poi entriamo un po' nella tua bottega e dobbiamo anche avere rispetto nei confronti dei tuoi segreti, perché ovviamente puoi voler anche avere dei segreti sulle tue tecniche e il tuo modo di lavorare. La paranza dei bambini. Oh, adesso Giovannesi, qua siamo diventati molto forti, perché questo qua dietro c'è Saviano, e quindi è una produzione molto importante. Intanto ti voglio dire, appunto, vedete, questo è il press book del film, in competizione a Berlino, 69esima edizione, non solo 69 a Sanremo, pure a Berlino,
tratto dal bestseller La paranza dei bambini di Roberto Saviano. Quante volte ho visto delle locandine, le viste pure te. Tu eri cinefilo? Ma tantissimo, tantissimo. Film che ti scioccarono da piccolo piccolo? Il primo film che mi scioccò proprio scioccato fisicamente, che ho visto a 16 anni, ai tempi con la mia fidanzatina del liceo, è stato Amore tossico. No. Ho visto Amore tossico a 16 anni, non ho capito proprio, sono tornato a casa scioccato. Non capivo, ma prima è vero, è finto, è un film, però non può essere vero perché quello muore alla fine, non ho detto lo spoiler, però chi se ne frega. Anzi, ho rivedeto. No, raga, il film vecchio, basta! Mi metto sempre nei panni poi dello spettatore, no, che ha rovinato un capolavoro della storia. Sì, però non possiamo vivere questa paranoia, cioè, se no non scopriamo più. È vero, è vero. Non è possibile vivere con questa... Sembra Lights! Sembra Lights! Che cazzo! Non si dice, no. Cioè, noi qua parliamo di cinema. Ok, va bene. Comunque, quello mi ha scioccato. Mi ha scioccato proprio, che non ho capito quanto mi era piaciuto, perché mi ero talmente spaventato vedendo quel film che ci ho pensato per mesi. E poi dopo è diventato uno dei miei film preferiti. Ma da adulto, a 16 anni, quando l'ho visto per la prima volta, questo sabato pomeriggio con la mia fidanzata a casa del papà, mi ricordo che non c'era, c'era sta videocassetta, mette Amore tossico, basta. E poi ho parlato 3 giorni dopo. Successe la stessa cosa? Anche a te? Sì, solo che a me casa è addormentata e ho continuato. Ma come fanno un po' di tanti quel film? Anche là, guarda, quel film poi mi ha segnato perché lì c'hai un'impressione di verità, che poi capisci dopo perché c'hai un'impressione di verità, perché quello poi mi è rimasto nel cervello. Esatto. E un po' l'hai replicato anche, che è una tecnica... Stiamo parlando di un film meraviglioso di un regista che in piena tradizione italiana non se lo filava nessuno fino a che stava per morire, poi è morto ed è diventato un dio. Esatto, ha fatto 3 film. Quindi è un consiglio che vi do, citando un po', parafrasando i miei amati Monty Python, la miglior cosa che si può fare in vita in Italia è morire, se volete avere successo, quindi mi raccomando, pensateci molto. È successo questo a Claudio Caligari e ci facciamo dell'ironia per non far dire altro. Allora, un regista che non riusciva più a lavorare e che aveva tanti progetti, Nicola Moglianone è stato forse uno di quelli che gli è stato più vicino negli ultimi anni a Caligari, e poi appena è morto, tutti a dire che era un grande regista. Quindi, ok, benissimo. Classico, questa cosa. Veramente, sì, classico, ma su Caligari forse si è andati proprio oltre. Si è andati proprio oltre su Caligari, cioè, perché veramente io... Vabbè. Poi c'era delle sceneggiature bellissime, con dei titoli, una sceneggiatura che aveva, che mi ha fatto leggere Valerio Massandrea, Anni rapaci, titolo meraviglioso, Andare ai resti, cioè già i titoli, immagina questi film non sono mai stati fatti. Anni rapaci, Anni fuggenti, perché ci dava... E certo, cioè, Anni rapaci è proprio una citazione e... Che meraviglia, sì, vabbè, comunque sì. Che volete fare? Detto ciò, tu quante volte hai visto da ragazzino, era questa la domanda, Il manifesto contratto da un bestseller? Ti fa un po' di impressione? Pensi che sia il tuo film, così cominciamo a entrare dentro la paranza, pensi che sia il tuo film più grosso? Beh, senz'altro, anche come numero di personaggi in scena. Questo ogni volta che, quando giravo ogni giorno, mi capitava di fare questo pensiero, cioè proprio in romano pensavo, cioè madonna quanti so, perché c'avevo sempre in scena 8 attori, è vero. E poi gli altri, le figurazioni, le cose, quindi ogni volta, meno male che follai il panoramico, e poi ecco, discorsi tecnici, vai. E io dicevo che bello che ho questo mascherino, cioè il 2.35, il panoramico, cioè, madonna che fortuna che ho questo mascherino, perché sennò tutta sta gente, dove la metto? No? Questo, ma io pensavo a queste cose, perché poi a me piace poi Rossellini ha parlato, io lo amo, io quando vedo i film quadrati, sto bene, ma non sarei mai in grado di farlo. Da spettatore amo i film quadrati, col mascherino quadrato, con la macchina fissa, mi fanno venire la pelle d'oca, non sarei mai in grado di farli. Molto interessante quello che dici. Però li amo alla follia. Ok, vabbè, ma la vita è lunga e stiamo appena all'inizio, amico mio, quindi vediamo. Siamo a Napoli, siamo al Rione Sanità, dove era cresciuto un certo principe De Curtis in arte, e siamo dentro un film con protagonisti, eccoli qua, giovani, ragazzini, e soprattutto uno bello, bellissimo, anche molto dolce, con un rapporto bello con sua mamma, e in cerca di qualcosa.
E vogliamo parlare appunto di questo protagonista così interessante, poi ti dico tutte le riflessioni che ho fatto sul film, ma partiamo da quello che leggendo il libro del grande Roberto Saviano hai pensato che potesse essere appunto il tuo punto di vista cinematografico. Lui, perché lui è molto, cioè è proprio, sembra quasi di vedere Scarface. Sì, no, ma lì la cosa che subito è stata molto chiara è stato il tema, cioè a partire dal libro, che è un libro di ragazzini di 15 anni che prendono il potere, abbiamo detto però lavoriamo al contrario, cioè sulla dolcezza, sulla fragilità, sull'innocenza, che sono cose che nel libro ci sono meno, anche perché la pagina scritta forse lo permette meno, e quindi abbiamo scelto di partire al contrario, cioè di non raccontare l'ascesa criminale, la forza bruta, no, di raccontare la dolcezza, l'ingenuità nel contesto criminale, e quella è stata poi la chiave anche della scelta del cast, cioè quindi prendiamo visi innocenti, non prendiamo facce da criminali, raccontiamo l'aspetto sempre infantile, teniamolo sempre presente, e quello ha guidato poi tutto il film. Quello che è molto interessante del film di Claudio è che ho omesso, però penso sia stata un'esperienza molto importante, Claudio è andato poi a fare anche Gomorra, è andato a lavorare anche all'interno della serialità televisiva. Questo è l'unico forte cinema di genere che noi abbiamo in questo momento. Io amo il cinema di genere. Certo. Questo è cinema di genere. Questo film è puro cinema di genere. La Terra dell'Abbastanza dei Fratelli di Innocenzo è puro cinema di genere. E la matrice iniziale è Gomorra di Matteo Garrone, che è un film molto diverso dal libro Gomorra di Roberto Saviano. Ok. Invece qua, in questo caso, io vedo un racconto di formazione gangsteristica, sì. È un gangster movie. Tu lo volevi fare così pulito, così netto, come l'ho visto io? Io, guarda, è interessante perché non pensavo al genere, perché avendo fatto Gomorra la serie in una squadra di registi, quindi vuol dire che tu stai là, stai in un contesto in cui tu, io ho fatto la puntata 7-8 della seconda serie, in teoria tu non devi riconoscere che tra la puntata 6 e la puntata 7 è cambiato il regista, quindi si sta in un sistema di regole diretti da Stefano Sollima, che mi ha insegnato tantissimo, nel genere, Gomorra la serie è un genere, è un crime, è un noir, è ambientata a Scampia, ma è un crime, è un noir, c'ha delle regole del genere, c'ha uno stile di ripresa molto preciso e deciso prima. Qua invece io non pensavo di fare un lavoro sul genere, però c'avevo chiara una struttura, che è quella che tu conosci sicuramente molto meglio di me, Rise and Fall. Quella era la struttura. E c'avevo dei riferimenti cinematografici schizofrenici, perché c'avevo... Vai! Li dico? Ma certo! Non vediamo l'ora! Io c'avevo come riferimento, da una parte, e qui c'è il genere, Carlitos Way. E però accanto a Carlitos Way c'avevo Germania Anno Zero di Rossellini. Certo, ma io non trovo... Mi sembra perfetto, sì? Film, come si chiamano i film degli anni 80 con cui sono cresciuto, quelli in cui c'è tipo i Goonies, c'avevo presente? Sì, sì. Stand By sì. Me. Avventure, le avventure... Quelli le avventure... c'è la comitiva protagonista. Sì, sì, Amblin, le produzioni Amblin di Steve Spielberg. Quindi c'avevo Germania Anno Zero mischiato con Stand By Me, Stranger Things, poi vedevo mentre scrivo il film, okay, poi Carlitos Way, frullando tutti quei... E c'avevo chiara questa struttura di ascesa e caduta. Questo è stato il punto di partenza. Io non sono d'accordo sulla... Oh, ragazzi, stiamo... Andate a vederlo, noi andiamo online, il film è in sala, correte a vedere, non sappiamo se ha vinto... Grattati. Subito. Non sappiamo se ha vinto, non sappiamo cosa ha vinto al Festival di Berlino, ma pensa adesso se sto a parlare... Pensa se... Non penso proprio. Non penso proprio. Anche perché noi stiamo veramente... Io faccio il patriota, noi stiamo emergendo con questo cinema... Pensa a quanto è piaciuto La Terra dell'Abbastanza di Fabio e Damiano. Io li metto molto vicini questi film. È un double picture geniale vedere La Terra dell'Abbastanza e La Pranza dei Bambini. Non sono troppo d'accordo con The Fall, con La Caduta. Mm. A parte che io ormai sono ossessionato dalla serialità, mi piace, non ho più problemi ideologici, forse non ce l'ho mai avuti perché siamo quella generazione che è cresciuta vedendo i Rocky, vedendo gli Indiana Jones, quindi comunque vedendo la continuazione, accettando la continuazione del racconto. Quindi io dico che Claudio fa un finale che chiama, fa un finale che chiama moltissimo un possibile futuro. Io dico che Claudio, sta cosa della serialità gli è entrata nel sangue, perché comunque a livello cinematografico, amico mio, a livello cinematografico
esattamente come il finale di un certo film su un certo G-Robot, chiama il sequel, perché siamo critici o spettatori, lo chiama il sequel, Enzo che si getta dal Colosseo, certo. Lo chiama il sequel, noi vogliamo vedere Enzo. Però mi sa che Gabriele non lo fa il sequel. Aridanghete! Se non lo fa io mi uccido, e quindi non avremo un critico di merda in meno. È sbagliato non fare il sequel, perché c'è amore per quella roba là e si vuole vedere Enzo dove va, quindi se non lo fai... Vabbè. Comunque, qua... amico mio, qua c'è una inquadratura bellissima, veramente dove sembra, non lo so, i film con le gang dei motociclisti, l'inquadratura finale, perché visto che stiamo a fare tutti i cinefili, sembra, non lo so, sembra veramente I Selvaggi di Roger Corman, o Mad Max, perché c'è un'inquadratura stupenda che fa Giovannesi, di un'armata, diciamo, e quindi in chiave cinematografica, caro Claudio, tu lo sai che io sono ossessionato, a me queste cose mi entrano dentro. Questi sono i miei appunti della Paranza, quartierano, primo nemico, che vogliamo dire un attimo, che figata, bellissimo slogan, tutti sti ragazzini. Lui è il più figo di tutti, bello come bello, non lo so, sembra un Decaro giovane ai tempi della smorfia con Troisi Arena, stelabrone, bellissimo. Chi è? Che vuole fare? Cosa c'è nel suo passato? È giovane, è un ragazzino, però sembra che abbia un'ideologia. Sono molto affascinato dall'ideologia in generale, dentro i film. In questo caso dalla sua ideologia, ogni volta che becco un ideologico... Sì, lui è un ideologo, il personaggio. Lui ha una rivoluzione in mente. Da dove viene questa rivoluzione? Cioè lui vorrebbe cambiare le regole del gioco, vorrebbe proporre una nuova idea, perché questa cosa gli viene dall'amore per la mamma, e dal fatto che... e da un ricordo. E qua arriviamo a Giovannesi e a questa sua poetica, secondo me, che c'è, di trasmissione generazionale. Lui ha un ricordo di altri boss del passato e quindi lui ha un sogno di tornare a un'idea, no? Di gestione del rione. Peraltro non pensavi a Cina di Genere, ragà, però molte voglio menà. Non pensavi a Cina di Genere, hai fatto una sequenza stupenda in un locale che è Scarface, dove addirittura fai il crossover, fai una cosa che a loro li fanno andare fuori di testa, ai più giovani che amano i crossover. Sai, infatti i più giovani mi dicono: ah no, tu che sei ossessionato dal sequel di Jig, poi vogliamo il crossover con il mondo. Com'è il vogliono il crossover col mondo di Veloce come il Vento? Vogliono il crossover? Sì. Vogliono il crossover? Sì! E qual è il crossover che ho fatto? Scusa. Hai fatto un... Ma tu non lo sai, tu non l'hai vista La Paranza dei Bambini? Io sì. Hai fatto un crossover con Scampia, a un certo punto viene citata. Ma non potevi ricordare. Crossover su Scampia? Sì. Cioè, in una scena stupenda, dove qualcuno sta in un locale come Tony Montana in Scarface e sta addirittura in una posizione sopraelevata. Tu fai una cosa molto fina, certo. Fai. Là ci sono quelli, lì ci sono quelli, c'è Scampia, sì. Là c'è Scampia. Allora, per noi che... io sono un critico, ti do questa informazione. Cioè, vediamo, sono anni che stiamo vedendo tutto questo universo, è come la Marvel. È vero. È come la Marvel, cazzo! Non ci avevo pensato, giuro. Ma meno male che non ci pensi, e questo ce dobbiamo pensare noi. Però è la Marvel, capisci che è la Marvel? Perché là vedi quell'universo lì, certo. Sì, ho capito. Loro si faranno le seghe, perché in quel momento c'è il rione sanità, perché stiamo a parlare, se avrà capito, di questi gangster, giovani gangster del rione sanità, capitanati da questo bellissimo leader romantico, bello, sentimentale, bellissimo. Poco parliamo di lui, perché voglio sapere delle cose, che veramente è magnetico. E quando arrivano in cima, vedono la geografia del potere, del sistema. Peraltro il sistema è bellissimo come viene chiamato a un certo punto. Già Roberto Saviano ci ha insegnato che camorra era un termine, come quando dicono: ti piace la cucina cinese? Perché vai ai ristoranti cinesi a Roma, non è la cucina cinese. Sai che sono andato fuori di testa? Vabbè, allora aspetta, che mi sto citando troppo, sennò poi mi confondo. Intanto, appunto, ci ha insegnato Saviano che si dice sistema,
e non Camorra, con pagine indimenticabili di Camorra. In mezzo alla via. Miazzani. Vogliamo spiegare un attimo questa cosa? Questo sì, sono cose che ho imparato anch'io. Sì, si dice in mezzo alla via. Quando stai nel sistema si dice in mezzo alla via. Infatti, una cosa molto tecnica, Braucci ha scritto a un certo punto la poesia, Maurizio Braucci, che ha scritto il film con me e Roberto Saviano, e che era uno dei sceneggiatori di Camorra, che è un grandissimo scrittore, un poeta, una persona meravigliosa. Insieme. Maurizio Braucci, c'è proprio la sua anima anche dentro questo film, ha scritto lui dei versi di una poesia, c'è una poesia nel film, che è la poesia che si immagina era la poesia scritta dal vecchio boss. E dice, a un certo punto c'è questo verso, dice Mario, Oreste e Pasqualino, parla di tre vecchi boss, dice quando parla dei loro fantasmi, quando scendo in mezza via, loro sempre a fianco a me stanno. Quando scendo in mezza via è un verso poetico, perché significa sia in mezzo alla strada, sia nel sistema. Infatti quando c'è stata a fare la traduzione inglese ci siamo bloccati, perché era intraducibile. Perché non è in mezzo alla strada, è sia in mezzo alla strada sia in mezzo alla via, cioè quando scelgo questa scelta criminale, capito? Fantastico questo. Vedi com'è interessante, siamo arrivati da, negli ultimi anni siamo arrivati a Camorra, sistema, in mezzo alla via. In mezzo alla via, sì. Cioè è importante, perché è importante anche per chi ama il cinema di genere, secondo me questo è puro cinema di genere, che ogni volta che arriva un artista aggiunga qualcos'altro. Ci piace, è come il cinema di genere, sai, la cosa più vicina alla mitologia. Vero. Ci piace sempre vedere la stessa cosa. E il fatto che sia la stessa cosa, chi non ama il cinema di genere non capisce un cazzo, quando dice che il cinema di genere, gli horror sono tutti uguali, è per questo che ci piacciono, caro mio. Devono essere tutti uguali. Quando ci sono le regole, poi arriva Kevin Williamson che fa il guitto spiritoso e fa Scream e fa l'ironia sulle regole degli horror, ok? Ma è il cinema. Questo, un po' siamo nella mitologia, perché Claudio fa un film, un gangster movie purissimo, secondo me, con i giovani che arrivano, vogliono il potere, abbiamo pure un protagonista romantico, rapporto con mamma, rapporto con la fidanzata, rapporto con gli amici, rapporto con l'amico privilegiato. Rivalità, eccolo il nostro piccolo Tony Montana, eccolo il nostro piccolo Scarface, e poi però in mezzo alla via, questa cosa di in mezzo alla via mi ha entusiasmato e lo dicono due o tre volte, e quindi, e qua arriviamo poi a un'altra caratteristica bellissima di questo tipo di essere italiani e lavorare al prodotto audiovisivo, sia che sia serialità televisiva sia che sia cinema. È un film, ragazzi, sottotitolato. Sarà il secondo film dopo Il Primo Re del momento che andiamo a vedere al cinema e che è sottotitolato, perché questa è una lingua, questo è il nostro elfico, questo è il nostro... è questa lingua che è affascinante anche per, a livello internazionale, e che in un certo senso vende molto di più rispetto all'italiano. E in teoria, tu pensa un tempo quando si diceva Troisi non verrà capito a Bergamo. Qua siamo andati, stiamo andando proprio... Ma qua mi viene sottotitolato sempre. Infatti avevo chiesto... No, il paradosso è che a Napoli uscirà sottotitolato. Paradosso. Ma sai che ci siamo abituati ormai? A me piace tanto vedere Gomorra sottotitolato, perché... e non ho problemi a vederlo. Io vedo il film sempre, io odio il doppiaggio, per me è una cosa che lo detesto, quindi quando vedo i film sono abituato ai sottotitoli. Però immagino lo spettatore tipo normale, non so, secondo te può trovarlo faticoso il sottotitolo? Forse non più oggi, si sta piano piano... Fa parte, io fa parte spero del discorso che stavo facendo. Ma sì, Claudio, io penso... l'amica geniale, è andato benissimo. Che quello era sottotitolato, era. Beh, infatti è stato un trionfo questa cosa, che in prima serata Rai 1, cioè ci si è abituati a quel linguaggio, che è un'evoluzione. Bellissima produzione, adorato l'amica geniale. Ultimamente, allora, faccio una piccola... Luca Guadagnino mi ha detto quanto mi piace sentirle parlare. Quanto mi piace, e me le imitava, perché anche io ho qua mia moglie che chiamo mio marito, che ogni volta la prende in giro, perché io parlavo come Camorra, io parlavo come loro, perché è la cosa bella del cinema, qua è come quando John Travolta imita Al Pacino in Quel pomeriggio di un giorno da cani all'interno della Febbre del Sabato Sera, per far capire che il suo personaggio della Febbre del Sabato Sera è già un paciniano, e guardate che Pacino non era ancora... perché La Febbre del Sabato Sera è pochi anni dopo Quel pomeriggio un giorno da cani, e comincia a fare Attica, Attica, che era una cosa importante che faceva Al Pacino in Quel pomeriggio un giorno da cani. E
questo è il cinema, cioè è qualcosa che è Jean-Paul Belmondo che fa Bogey, che passa in, fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, passa davanti al manifesto di Humphrey Bogart e si tocca là e fa Bogart. Questo è il cinema per noi, capisci? Capite? E possiamo avere un rapporto intellettuale, poi cresciamo e ce l'abbiamo, però c'è sempre questa, perché noi vediamo noi stessi, sono come noi, cazzo, dall'altra parte, oh, sono come noi, hanno la barba, è un'arte così, non sono parole, non sono parole, non è, non sono suoni, e qua torniamo alla casa sulle nuvole, sono come noi, e qua, e quindi è una sorta di specchio, e qui cinema e psicanalisi sono praticamente la stessa cosa, e infatti sono nati lo stesso anno, 1895. E in mezza via, guarda, guarda, io sono impazzito qua, lo scrivevo in continuazione, in mezza via, perché mi hai dato effettivamente qualcosa che non avevo ancora sentito. La figa in mano ai, alle creature. E... la purchiacca in mano alle creature. La... Io ho scritto figa, esatto. La purchiacca in mano alle creature. La purchiacca in mano ai creature. Che cosa siamo? E qui arriviamo. Claudio fa una cosa molto interessante. Cioè lui... ti rendi conto di quanto sei stato... tu parli di fragilità, ma ti rendi conto di quanto sei stato di nuovo molto duro? Molto... molto pessimista, perché guarda che lui non soffre, guarda che lui non ce l'ha il delirio dostoevskiano che c'hanno i due ragazzetti che non reggono il gangsterismo della terra dell'abbastanza, lui non ce l'ha. Tu fai una scena molto pericolosa anche. Lui c'è un momento però, e questo è spoiler, no, ragazzi, c'è un momento in cui se ne vuole andare. Come un ragazzino se ne vuole andare, ma se ne vuole andare. E poi si capisce che non si può uscire. Questo dice il film. Non okay. Si può uscire. Ok, ragazzi, stiamo peraltro dentro il cinema di genere. Stiamo dentro, diciamo... E questo è il Jack Carlito's Way, scusate, interrompo. Lei che, mamma mia, lei che fa quella giravolta. Ma no, una ballerina. E dove voleva andare? Nelle Hawaii? Sì. E quell'immagine solo De Palma la può creare, no? Questo sogno quando per siamo, noi. Ma... No, noi vogliamo andare lì. E Carlito in mente ha lei, la donna che ha recuperato, la donna che è riuscito a recuperare, e non è stato facile, e ha in mente di stare con lei e vederla che balla. Cioè, questa è la vita, no? Stare con la donna che ami, vederla che balla, e chissà se Carlito, così non lo spoileriamo del tutto, riuscirà. Recuperate Carlito Sway di Brian De Palma, detto con Al Pacino. Molto più vecchio rispetto a quel pomeriggio un giorno da cani. Tu fai una cosa pericolosissima, che non so se mi è piaciuta. Tu fai una cosa... tu a un certo punto lui lo fai diventare Nikita di Luc Besson. Ti rendi conto che quella sequenza è veramente tosta, caro Claudio? Cioè tu fai... ce lo trasformi lui a un certo punto... Quando supera il punto di non ritorno. È difficile parlare di un film senza fare... Però ho capito a che sequenza... No, io sto parlando proprio di Nikita. Di tu Nikita. Fai una sequenza che è Nikita, di killer professionisti, cioè okay, di lui ho capito che... di che parli. Che è molto figa, è molto cinematografica. Lì ho pensato però, cazzo, no Claudio, qua sta rischiando, cioè... Non lo so, è Sicario di Denis Villeneuve, cioè è Guillermo del Toro, cioè è Benicio del Toro in Sicario di Villeneuve. Si trucca, si prepara, c'ha l'ideona, cioè dice ok, adesso li fotto in questo modo. E però è sempre quel ragazzino, occhio Claudio, che questa è una cosa molto, molto rischiosa che tu fai. Arriva un po' all'improvviso, eh? Sì, e poi da quel momento, quello è il punto di non ritorno. Quello è il punto di ritorno. La sequenza è bellissima. Quello è il midpoint, se parliamo di cose tecniche, no? Quello è il midpoint, il momento in cui, da quel momento in poi, il film ha un altro obiettivo. Lei è Jennifer Beals un po', vero? Jennifer Beals. È una bomba, eh. Secondo poi dance. No, è più Nancy Travis. Nancy Travis era... Peraltro, chi è Nancy Travis? Nancy Travis ha fatto pochissimi film. Nancy Travis era la moglie di... era la moglie nel film forse più bello di Mike Figgis, che si intitola Affari Sporchi. Era la moglie di Andy Garcia, che lui pensava che si scopasse Richard Gere. È il film più bello di Mike Figgis, recuperato Affari Sporchi. E questa stupenda donna che è Marinella Di Rosa somiglia molto a Nancy Travis, che peraltro se non sbaglio era la moglie
di uno dei tre Zaz, che sono dei registi che amo moltissimo, sono i registi dell'Aereo Pazzo del Mondo e di Top Secret. E peraltro Nancy Travis fa un cameo in Top Secret. Could be! Vabbè, comunque, è un'attrice che non ha lavorato tantissimo e Marinella la ricorda, perché Jennifer Beals è più marocchina. Mi stupisco che tu, che poi conosci, lei è più... È vero, ho capito. E lei è più Nancy Travis. Vedi la potenza del fuoricampo, tutti si stanno immaginando Marinella. Insomma, sei il potere del fuoricampo. Oh, Marinella è una strafiga, eh? Cioè, è un commento sessista questo che Marinella sicuramente apprezzerà molto. Ma Marinella è un sex symbol all'interno della, del panorama giornalistico e cinematografico italiano. Ok, andate a recuperare Marinella Di Rosa, che è una bomba sexy. Allora, ok, detto ciò, bella Jennifer Beals, bellissima, occhi neri, bei colori, bellissima donna. Ok, allora, in questa, ok, quello è il midpoint, c'è un momento Nikita di Luc Besson dove questo nostro meraviglioso protagonista a un certo punto proprio c'ha l'ideona, c'ha la tecnica, c'ha, si infiltra, è fantastico, sembra proprio Nikita di Luc Besson e tu dici madonna mia, infatti tu fai proprio un'operazione molto diversa rispetto a quella di Fabio e Damiano sulla Terra dell'Abbastanza. Tu non fa, è come se non facessi sentire troppo il peso di quello che lui sta, di quello che sta accadendo. Questo è affascinante dal punto di vista cinematografico, cioè ci porta al delirio. Tu dici che lui vuole scappare, sì è vero, c'ha il momento, però poi comunque non ha problemi a fare l'amore, non ha problemi con la mamma. Io ero molto interessato al rapporto con la mamma. Lui ha un amore incredibile per questa donna bellissima che sembra sua. Peraltro noi abbiamo pensato, no? Pensa lo spettatore quando l'ho avuto giovanissima, perché è bellissima la abbiamo scelta giovanissima. Bravo, sembra. E infatti è una donna. Sono contento che è passata questa cosa. Ma vorrei vedere che passa, insomma, Claudio. Cioè, lei è giovanissima, è bellissima e vorrebbe dirgli qualcosa, non riesce a dirgli niente. Gli lascia la camera quando c'è l'acquisto, mamma, ecco come fa anche Tony Montana quando il gangster arriva e provvede alla famiglia, no? Lei rimane abbastanza interdetta, però è una scena molto bella, gli lascia la camera che lui aveva destinato a lei, il riconoscimento del maschio, il riconoscimento del capo famiglia. Del capo famiglia, sì. Bella questa roba, bellissima. Però, caro Claudio, tu veramente fai un film terribile, veramente nichilista, veramente spietato da questo punto di vista, perché non sentiamo, mentre Fabio e Damiano hanno fatto Delitto e Castigo, cioè hanno fatto poi, non reggono il gangsterismo, questi due non reggono, questi due non ce la fanno. Uno si suicida, l'altro non riesce più a scopare, va in giro cianotico così per tutto il film, cioè Fabio e Damiano, qual è la loro idea? Non reggono il gangsterismo. Il codice virile in questo mondo gangster di Roma, a cui loro vorrebbero aderire, loro, proprio a livello sia come Raskolnikov in Delitto e Castigo, loro fanno quella cosa, non reggono quella cosa e crollano, hanno la febbre. Comincia a parlare a bambera, uno prende la pistola, salta la tempia e si spara. Ok, tu fai. Ecco perché dico che il double picture perfetto, la paranza dei bambini con la terra. Tu fai una cosa pazzesca, perché è più sicario di Villeneuve, questo è più. Che infatti poi diventerà soldato, dove addirittura Del Toro avrà un rapporto con un ragazzino. Infatti c'è un bellissimo finale, Stefano Sollima, qua il cerchio si chiude. Cavolo, è proprio soldato qua, soldati, cioè tu vai proprio, si va lì, caro. Perché la cosa che non li abbandona mai è l'incoscienza, quindi tutta questa parente sicurezza viene dall'incoscienza, dal non comprendere le conseguenze delle proprie azioni. Quello è più un discorso sui personaggi che sul genere. Poi c'è un momento però, c'è un momento in cui il giocattolo si rompe e lì come un ragazzino si vuole scappare, si vuole andare via, ma non si può fare. Quindi è tutto più piccolo, cioè non c'è una crisi vera e propria, c'è una volontà di fuga a un certo punto, anche quella incosciente, perché non è possibile.
Peraltro, chiama così tanto il sequel a questo film. Io ormai sono ossessionato, perché noi, io voglio vedere quei motorini dove vanno, voglio vedere questa armata, perché ripeto, guardate... E quelli vanno in guerra, vanno in guerra. Forse lì succederà qualcos'altro, ovviamente, forse potrebbe esserci... Tu parli di incoscienza. Sicuramente vediamo anche che è la cosa che terrorizzerà, io già mi immagino il dibattito sociologico. Invece io lo trovo un gangster movie molto chiaro sul ragazzino gangster, ci sono, esistono, peraltro Saviano conosce abbastanza bene questo argomento, lo mettono in scena in modo spietato nella logica, peraltro è una generazione che cerca anche il rapporto con un'altra generazione, certo. Abbiamo detto che sono dei gangster quasi anche Che Guevara, vorrebbero arrivare quasi addirittura a una eliminazione del pizzo. Perché, e quindi c'è l'idealismo, lui sì. È un ideologo. C'è l'illusione nell'idealismo, perché poi non esiste la camorra etica, è un paradosso, però dal punto di vista del quindicenne c'è l'illusione dell'idealismo, è vera questa cosa. Tu fai delle cose molto porno, in senso però, non mi fraintendere, cioè tu fai delle cose, è il tuo film, Claudio, più bello esteticamente e quindi più pericoloso, perché quando tu verrai... Potrai anche essere criticato da una lettura, secondo me, come al solito, piccolo sociologica, certo. Perché che poi anche il povero Garrone ha avuto ai tempi di Gomorra, che non era così però. Tu sei più trionfalistico nella regia, nella ripresa. Adesso non ti spaventare, non ti senti in colpa. Però Claudio, sei veramente, a partire da, io sono un critico, a partire da lui che è bello, certo, e rimane bello, ed è a favore, è bello, ok? È figo. Poi basta, gli diamo un nome a sto ragazzo. Che Francesco di Napoli si chiama. E che palle. Francesco e Nicola, guardate Francesco che cos'è. Cioè, a livello proprio di divismo, di bellezza, a chi lo possiamo paragonare? A me ricorda quei come si chiama il protagonista di Morte a Venezia, mi ricorda qualcosa che di Visconti, cioè con Chiara Polizzi la casting quando vedevamo il volto, perché c'ha un aspetto angelico, però è anche c'ha degli occhi a volte che non sono angelici, quindi sì, mi ricorda quello. È vero, io peraltro mi ricordo un filmato bellissimo che vidi sulla Rai di Visconti che lo rovinava quando lo beccò. Che si mise a parlare con lui, arrivò questo ragazzo bellissimo che doveva essere poi appunto il personaggio fondamentale di Morte a Venezia. Ok, interessante questa cosa che fai, perché è vero, lui è regale e lui fa un'impalatura stupenda su questo discorso dell'enfasi di ciò che accade, perché lui assume molto il punto di vista di Nicola, il personaggio interpretato dal bravissimo Francesco di Napoli, per esempio quando esce... Sì, bellissima, esce sul balcone, lui è felice, una mattina di sole come questa bella giornata a Roma oggi, esce Dominio, altro momento in cui c'è il senso dell'altezza dopo, peraltro c'è la stessa quasi asse di ripresa del locale, quando loro sì, vanno in alto, e c'è il sole. È quasi una giornata di festa per lui, perché io sono gangster, certo. Ho fatto il mio lavoro, ho lavorato, adesso esco, e la gente lo saluta da sotto, ciao, che bello il mio rione. Guarda che tu sei pornografico lì, o meglio, arrivi a un livello di propaganda, perché il cinema è sempre... può essere propaganda, comunque il cinema ci influenza, Claudio, il cinema ci trasmette e ci vende qualcosa. Tu lì, assumendo il suo punto di vista, lui è felice in quel momento, assolutamente. È un'immagine la costruzione molto di un potente boss. Quella, la ragazzi. Costruzione di un boss. La costruzione di un boss, quello che ti voglio dire, Giovannesi, è che i mattoni non sono sghembi, però, è una costruzione che tu fai, soprattutto è il tuo film più... quasi Ridley Scottiano, cioè tu sei veramente molto trionfale nella tua composizione dell'inquadratura. Molte spaventi, torni a casa. Ma l'inquadratura finale è l'emblema. Cioè l'inquadratura finale, cazzo, è... non lo so, è manco Ridley Scott l'avrebbe composta in quel modo. Cioè mentre Fiore creavi spazi vuoti,
gli attori avevano voci particolari, facce. Era un film infatti che a me mi ricorda molto la durezza, lo spigolo. Cioè, se io penso a Fiore, penso a. Nonostante abbia questo titolo che tu hai scelto apposta, penso proprio allo spigolo, cioè, cioè anzi alla spina, per rimanere in metafora botanica. Tu qua hai fatto un film morbidissimo. Cioè, questo film è morbido. È morbido. È morbido nelle forme di lei, nelle forme di lui. E arriviamo morbidamente a questo gangster movie che ti fa ancora più paura, perché mentre quelli là ci mettono Dostoevsky e ci mettono l'incapacità, no, di due maschi che si dicono frocio, a frocio negro, cioè se l'insulto è frocio, sei un frocio negro, com'è che rabbetta l'insulto preciso, che mi fa molto ridere, frocio negro, no? Della terra dell'abbastanza, cioè, quindi la virilità, il gangsterismo è anche, la scena importante della terra dell'abbastanza è andare a vedere quello che spacca il culo a una donna, e loro sono molto bravi in quel piano sequenza ipnotico, cioè spaccare il culo alla donna, il rapporto con la donna, qua tu fai? Invece è tutto morbido e il rapporto anche tra loro è bello. Occhio, attenzione, perché arriva questa cosa fortissima. Però mostra, ma non perché aveva un intento pedagogico, mostra le conseguenze di una scelta, questo è importante. Cioè il film mostra le conseguenze di una Forse scelta. Forse lo potremmo vedere nel sequel questo. Beh, diciamo che nel finale siamo proprio nello spoiler pieno, però si mostrano le conseguenze di una scelta. Diciamo che accade qualcosa all'ottimo Nicola, che è le conseguenze della. Che è le conseguenze del in mezza alla via. Che lui che arriva, che è una botta, perché poi alla fine, ragazzi, inutile che ci giriamo attorno, tutto nasce, tutto questo nasce da quella sequenza memorabile, indimenticabile, che entra di diritto, è entrata di diritto e ci sta molto bene da più di 10 anni nella storia del cinema, di Gomorra, in cui due ragazzini in mutande hanno il rapporto feticistico e sessuale con le armi, ma a cosa stanno sparando? Al nulla. Quella è l'immagine, io credo molto nel nichilismo, sono nichilista purtroppo, perché sono della nostra generazione, ho vissuto nel paese che ho vissuto, e quello è stato il nulla, cioè il nichilismo, sparare in mutande col bazooka al nulla, non stai sparando al tuo rivale, non stai sparando a tuo padre, come facevano i sessantottini, stai sparando al nulla, non stai sparando agli americani, non stai sparando nemmeno agli extracomunitari, stai sparando al nulla, urlando, in mutande, cioè quell'immagine è l'Italia degli ultimi 20 anni. Tutto ciò viene da quell'immagine. Fabio e Damiano all'inizio erano anche un po', non dico offesi, che io continuassi a dire che il loro film fosse figlio di quella sequenza e della sequenza della cava, ovviamente. Cioè io ti sparo, tu sei morto, ma poi sei vivo, certo. Ma contemporaneamente sei morto, che fa Garrone, altro momento, no, ok, storia del cinema. Cioè, come insegno al bimbo a essere gangster? Allora guarda, mettete questa cosa come Clint Eastwood in Per un pugno di dollari. Mettete la padella, poi boom, sei morto, poi rialzati, ma sei morto, perché comunque hai subito il colpo e stai nella cava. Nella cava ce l'ha pure lui, le cave sono importanti, sono fondamentali. Cinema di genere. Sono le cave, c'ho le catacombe. Cinema di genere, le catacombe. Ecco, bravo, bravo, mi hai detto una delle cose che mi hanno sorpreso di più, perché mentre non mi sono sorpreso ma ho apprezzato il cinema di genere, perché la non sorpresa fa parte e non toglie nulla al piacere, perché chi ama, io amo il cinema di genere, lo sto ripetendo da 2 ore. Invece mi ha molto sorpreso il momento sepolcrale. Vogliamo raccontare questo momento molto interessante, il gesto che fa Nicola, che mi ha molto sorpreso, perché è una dimensione del personaggio di Nicola che forse ha a che fare anche con il culto dei morti, che a Napoli è molto presente, ma di cui si parla poco. Raccontala te quella sequenza, è bellissima. Che cosa succede? Cioè, succede che questi ragazzi, prima di iniziare la loro, stanno nel momento più incosciente di esaltazione, quindi nel momento in cui scelgono di iniziare questo percorso, di prendere il potere, chiedono aiuto a un antenato, a un fantasma. E questa cosa è perché il personaggio, Nicola, ha una grande, grande, grande morale dal suo punto di vista. Sì. C'è una dimensione etica del suo progetto, ma illusoria, completamente illusoria, però è un'illusione.
non sei d'accordo, è un'illusione. È un'illusione perché ovviamente è una cosa che non è. Cioè la presa del potere, l'ambizione, l'illusione di portare il bene attraverso il male è un paradosso, però che per me, raccontato dal punto di vista di un ragazzino di 15 anni, poi diventa anche poetico, perché appunto, un adulto non potrebbe farlo, e quindi ci sta il riferimento al sistema del passato, sì, esatto. questa idealizzazione del boss del passato. Ma perché cioè, Nicola c'ha ste fisse? Perché come lì è un aspetto fiabesco. Esatto, cioè, è interessante. Lui ha un'idea di giustizia che però non viene da una giustizia reale, viene da una giustizia percepita, cioè dalla giustizia del sistema, in un luogo in cui quello è il potere, in questo luogo quello è il potere del sistema. Lui ha questo ricordo di questo potere del passato, di questa giustizia, che in realtà poi è il suo immaginario, è tutto sull'immaginario. Parliamo della figura paterna, sì, che in questo caso non c'è. Che però, e qua torniamo al tuo primo film, vedi come paradossalmente 2009-2019, dove sta sto padre? Il padre, guarda, il padre, che poi il padre c'era nel romanzo, però passiamo dal romanzo al film, abbiamo tolto. Il padre, mo dico una cosa paracula, raccontiamo l'assenza del padre. Raccontiamo l'assenza del padre, dove sta il padre? E dove vedete? Sta in carcere? È morto? Non si sa, non c'è. Non c'è, ne raccontiamo l'assenza e raccontiamo anche quello, fa da motore al personaggio per prendere in mano le cose. Chissà perché Nicola è molto buffo anche come personaggio, perché ha questa culto tra i suoi amici, è l'unico, è quasi lo storico del gruppo, cioè certo. Lui ha, ecco perché mi piace tantissimo il gesto che fa anche di tradizione quando va a baciare il teschio, che bella è quella scena che fate. Forse quello è il momento veramente che mi piace di più, perché tu pensi proprio che tutto ciò sia, che faccia parte veramente di una tradizione, e quindi vai a, io sono un romano, no, vai tu progressista che dici bisognerebbe risolvere questo problema. Però guarda, il discorso sociologico secondo me non va fatto qua. No. Io su quello ci sto attento, nel senso che non è, guarda, a volte dico, non è un film su Napoli, cioè quella è la parte meno interessante per me, non è un film su Napoli, non è un film che vuole denunciare la criminalità, assolutamente no, quella è una cosa su cui io non per difendermi o giustificarmi preventivamente, però era proprio il punto di vista che non volevo avere, perché io volevo parlare degli adolescenti nella scelta criminale, potevo farlo in qualsiasi metropoli d'Italia, del Sud America. Napoli è l'ambientazione, ho preso quell'ambientazione, ho preso anche i simboli di quell'ambientazione, però li ho messi dentro quest'altra cosa. L'aspetto sociologico è la cosa che mi fa proprio noia, No, infatti c'è, cioè infatti non c'è, e che è anche, però ripeto, è il fascino di questo film che racconta molto bene. Sai che c'è? Io più ci penso, è il tuo film dove, e si vede anche che sono passati 10 anni, è il tuo film proprio dove sei più a tuo agio. Pensi che sia il film dove sei più a tuo agio, non che prima fossi meno bravo, però ti ripeto, questo concetto di morbidezza, di racconto classico, forse è qualcosa dove vuoi andare, forse adesso farai di nuovo un tuo film più spigoloso, più strano, più, perché io ti trovo molto cambiato in questo film. Io quello non, cioè ovviamente puoi parlare, sei un artista, esatto, tu sei un artista, fa, è meno male che no, tu non ci devi pensare perché sei un artista, però io purtroppo molto ci faccio pensare, due secondi, poi non ci penso più, perché ti devi salvare, sennò diventi un critico di te stesso, poi che è la cosa peggiore, flagellazione. No, è comunque, è un film secondo me apparentemente molto realistico, perché sì, cioè, però è il film meno realistico che ho fatto, assolutamente, e questo perché anche questo è un altro cortocircuito, stiamo citando già molto la scelta delle facce, certo, già la scelta dal casting, lo sapevo che stavamo prendendo una direzione non realistica, anche se apparentemente la messa in scena è realistica, gli ambienti sono realistici, già prendere quelle facce d'angelo, già quella è una direzione non realistica. Bravo, che ho dall'inizio. bravo, perché il double pitch è perfetto con l'esterno e con la terra dell'abbastanza di Fabio e Damiano, ma il double pitch perfetto all'interno dell'arte di Giovannesi è con Fiore. Guardate quanto sono diversi i due attori protagonisti di Fiore, dalle voci all'aspetto. Non sono
deformi, ma sono molto meno morbidi rispetto a questi personaggi, esatto, della Vacanza dei Bambini. Perché lì volevamo proprio dei simboli. Io mi ricordo quando ho iniziato il lavoro di casting, che è durato 6 mesi, ha messo 4.000 ragazzi, 4.000, non è un ambedittanti 4.000, no, c'è una disc con 4.000, madonna, 4.000 è un censimento. Però con Chiara Polizzi, con cui ho fatto anche gli altri film, abbiamo detto prendiamo dei volti innocenti, perché così c'è già un aspetto simbolico nel personaggio subito. Ok, capito? Perché non è l'iconografia criminale, del tatuaggio in faccia, le barbe, le cose. No, prendiamo degli angeli, prendiamo dei volti innocenti, perché così poi raccontiamo la perdita dell'innocenza, dove la mettiamo? Sui volti. E quello già è stata una direzione simbolica, allegorica, astratta, mo faccio il critico. Bello, bello, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Hai delle tecniche per dirigere i giovani attori? Sì. Sei cambiato nel tempo, raccontaci questo. No, questi perché sono non professionisti. Intanto la prima cosa... Uno si immagina il casting, che vengono delle persone da noi perché vogliono fare il film, e noi diciamo sì, no, assolutamente sbagliato, è il contrario. Noi andiamo nei posti dove ci stanno i ragazzi, gli chiediamo se vogliono venire a fare un provino, un incontro, e spesso ci dicono di no. Quindi al contrario, siamo noi che andiamo là e diciamo, cioè in questo caso Francesco, ma pure Daphne, ma non ci pensavano proprio a fare gli attori. Cioè noi siamo andati là, capito? Questo è interessante, molto interessante. Uno si immagina, viene, vorrei fare il cinema, ma no, quello stava con gli amici suoi, è andata Chiara, ha visto, perché l'ha trovato Chiara partendo da un telefono di un amico, stava guardando il telefono di un ragazzo a cui aveva fatto un provino, ha visto la faccia di Francesco, ha detto è questo qui, e lui gli ha risposto questo è mio cugino, e dove sta? Lavora al bar. Chiara è andata al bar dove lavorava, in questo quartiere petraiano, questo si è spaventato. Chiara gli fa vieni a fare un incontro con il regista, stiamo in cartone, ma che volete? Poi stava là fra i cartuccini e non si è presentato, giustamente. E allora siamo riandati in là, dicendo, senti per favore, vogliamo fare un incontro, almeno una prova. Vabbè, facciamo questo incontro. E poi è diventato un mostro, che è bravissimo poi, capito? Però non è che voleva, e la metà di loro è così che è andata. Dopodiché l'altra tecnica, se tecnica si può definire, è che loro non hanno letto né il libro né la sceneggiatura. Perfetto. Non hanno letto niente. Quindi il film lo giravamo in sequenza, questo fortunatamente vuol dire che il primo giorno di ripresa ho girato l'inizio, l'ultimo giorno di ripresa ho girato il finale. E queste le scene le raccontavamo volta per volta a loro. Le interpretavamo, poi facevamo le prove prima, quindi dalle prove veniva fuori dialogo. Insomma, un lavoro qua che gli metti in bocca la parola scritta, anzi, gliela tiri fuori a loro. Molto interessante, molto interessante. E tu dici che non è un film su Napoli, però è il film di questo filone più dove Napoli è più bella. Sì, bravissimo, giusto. Contento che l'hai detto, perché anche quello abbiamo detto, raccontiamo il centro storico, perché Napoli c'è una cosa che Roma non c'ha più, io me la ricordo, te pure te la ricorderai, quando Trastevere era popolare, io ero ragazzino ma me la ricordo, il mercato di San Cosimato, adesso l'hanno rifatto, e invece Napoli c'ha il centro storico che è un posto meraviglioso, che è iperpopolare e quindi è vero, c'ha un'identità, e poi allo stesso tempo è cinematografico, perché poi quando stai a Rione Sanità, quando stai a Quartieri Spagnoli, ti ricordi De Sica, ti ricordi Edoardo, cioè senti quel sapore là, classico in senso altissimo, e quindi abbiamo ambientato il film là. Che bello. E infatti è tutto un film di vicoli, è un film di stradine, è un film di motorini, che belli gli inseguimenti in motorino. Dopo fanno gli stunt anche, quello c'era del genere. Là c'era l'action, là c'era del genere. Ma se io ti dico che questo è puro cinema di genere, amore, io non lo posso dire, quindi... C'è anche un lavoro sul movimento e sì, sull'inseguimento col mezzo di locomozione, sì, che dal poliziottesco al gangster movie può essere un elemento all'interno del film. E ci sono bravi sti stunt, devo dire, ma bravi anche loro, però, perché si vedono pure lui, cioè pure Francesco l'ha guidato. Sì, Francesco l'ha guidato, come no. Bene, però... guida. Sì, abbiamo fatto un bel mix di stunt e stunt attori veri. Anzi, c'è un momento, questo è proprio ipertecnica, cinefila, dillo, che c'è un momento in cui siamo riusciti a fare entrare gli stunt, cioè quindi a sostituire l'attore con lo stunt in motorino in piano sequenza. C'è una cosa che è proprio tipo gioco di prestigio, abbiamo fatto con l'aiuto regista, l'abbiamo preparata e c'è questa sequenza. Mi piacerebbe tanto vedere. Questo non te la dico, però poi quando lo rivedi, se lo rivedrai, te ne accorgerai. Ci rivediamo con Claudio a fare questa roba qua. Va bene, insomma, ragazzi, è un bellissimo film. È il secondo film italiano con i sottotitoli, ma non è proto latino.
del bellissimo Il Primo Re è l'ultimo Giovannesi, si intitola La Paranza dei Bambini. Adesso lo possiamo liberare, però devi tornare, Claudio, perché quando è vuole. Veramente un piacere parlare con te di cinema. Abbiamo capito che strano regista che è Claudio Giovannesi, e soprattutto usciamo dal pregiudizio che i registi italiani che vengono, Claudio può essere definito un regista impegnato, un regista anche... appunto, mi piace molto la presa, il regista del dolore, Esperanza De Scobar, mi ricordo, bellissima. Il regista del dolore, in realtà l'avete visto, ma tu la faresti una commedia? Ma magari, ma saperla fare, Matteo, saperla fare. Guarda che la commedia, che vuol dire commedia? Non si mette d'accordo. Per me è Monicelli. Black Edwards, John Edwards, quello più bravo di tutti, non hai detto, Billy Wilder. La faresti? Ma sì, se, cioè, sì, però di uno si immagina sempre che sei Petro, che a casa vai addosso agli spigoli, che te fai male, che in realtà Giovannesi, ma l'avete visto Giovannesi? No, ride sempre, però la faresti? Cioè sì. Te ci metti? Sì, ma non la so fare. Ma ci hai mai provato anche al centro sperimentale a fare una cosa? Mai. E prova a far ridere Giovanni ogni tanto, peraltro ci sono delle scene anche... Esatto, cioè, questa è la prima commedia di Claudio Giovannesi, tratto dal bestseller di Roberto Saviano, It's a Comedy, La Paranza dei Bambini, perché, non lo so, te devi liberare anche un po', Claudio, No, però, domanda seria, c'è questa trappola per voi registi, questa sempre è una cosa tecnica per chi vuole fare il tuo mestiere, tu adesso... Potresti, cioè, tu non puoi fare la commedia? Claudio Giovannesi non la può fare? Sì, o la puoi fare? Ma certo. Ma se la fai esci da un giro? No, ma per carità, il problema è farla bene. Fare una commedia non ha senso. No, puoi fare tutto. Tu potresti fare tutto? Sì. E vorresti fare tutto? No, cioè vorrei fare le cose che so fare. Non so, sai come, so cosa non so fare. Cos'è che non sai fare? La commedia. È fatta adesso. Ma invece sei uno dei registi italiani più ironici e sereni e spiritosi che abbia mai incontrato. Grazie. E quindi non capisco che cazzo è sta cosa che non sai fare la commedia. Ok, va bene. Questo è Roscio, forse chissà se si è sentito. Roscio molto attivo con Marinella e Francesca, mia moglie. Ok, La Paranza dei Bambini, ringraziamo soprattutto appunto Emanuela Semeraro, ringraziamo Marinella Di Rosa che ci hanno portato Claudio, è stato veramente un privilegio per Bad Taste aver avuto l'occasione, peraltro anche buffa, di parlare con quest'uomo prima che parta per l'avventura per Berlino. Il film è in concorso a Berlino quando questa video chiacchiera corta, perché 1:19 per questi parametri è poco. Hai superato Rovere 62 minuti, cortissima. Guadagnino forse è il record ancora, 2:32. No, chi è il record? Fasano? 2:40? 45. 2:45, Walter Fasano al primo posto. Giovannesi si piazza bene, però. Medaglia d'argento. Un buon 80 minuti. Dignitosissimo, un castellitto mi pare che era 80 minuti, forse un po' di più, forse 93. Quindi, sai che dobbiamo fare la classifica delle durate? È una cosa divertente. Allora, Giovannesi va benissimo con 1:19, abbiamo parlato un po' del cinema, molto affascinante e tutto da scoprire ancora, di Claudio, fin dall'inizio con La Mongolfiera, La Meglio Gioventù Bastarda, e invece poi con questa generazione di ragazzini, La Paranza dei Bambini in sala. Ciao Bad Taste, saluto Bad Taste. Ciao Bad Taste, grazie. Ciao, 1, 2, 3.